Nel salotto di Bri oggi voglio parlare d'amore. Per farlo c'è bisogno di un genere musicale conosciuto in tutto il mondo che ha grande tradizione e cultura, ovviamente la posteggia napoletana. E quindi ho bisogno di una chitarra, ho bisogno di una splendida voce e soprattutto di loro. Ed incontrai una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata di fronne rosa, io ti incontrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, nu brillante, e quindi c'è carate. Ma tu voliva pizza, a pizza. Benvenuto a Diana Ronca e Claudio De Bartolomeis. Buongiorno. Grazie a te di averci invitato nel tuo salotto. Grazie. Siamo felicissimi di essere qui. Ma sono felice io perché si parla di musica, voi siete musicisti professionisti che amate la musica da sempre, da quando siete nati e poi ovviamente vi accompagnate con un genere davvero molto particolare che è quello della posteggia. Sì. Ma quante serenate avete fatto nella vostra vita? Guarda, siamo portatori sani di amore, direi, insomma. Sì, tante, per fortuna tante, perché per fortuna perché vuol dire che il romanticismo c'è ancora. A volte, sai, ci sentiamo un po' non molto ottimisti su quello che si vede, invece ci sono ancora persone romantiche che pensano a un gesto così carino come la serenata. Ecco, l'eleganza, il romanticismo, l'amore, ma io la voglio sentire una serenata. Certo, e guarda, e non te ne dedichiamo una banale, banale nel senso, per carità, sono tutti pezzi veramente meravigliosi, però in genere, sai, si scelgono quelli più conosciuti. Noi ti vogliamo dedicare questa che è davvero una perla. E tra l'altro è uno dei brani, si dice, che sia il brano preferito di Edoardo De Filippo. L'ha messo anche in una commedia, quindi noi ci teniamo particolarmente a dedicarti questa. Stocchia che tiene bella, lucente chiude stella, sonnire chiude onnire, so come a due sospira. Ogni sospiro goce, ma te non fuoco doce. E quando tra San Pietro non mi da più a ricetta. E chi va può scordare, occhio che ha ragionato senza parlare. Senza parlare, a me guardato sì, è stata venu poca, come chi, come voglia, come Grazie, com'è bello aprire così con la musica. Poi questi sono pezzi che veramente ti aprono il cuore, un repertorio intramontabile. E che noi verifichiamo ogni giorno quanto sia amato. A volte, sai, si pensa magari in Campania, invece no, forse, non vorrei dire un'eresia, ma è più amato ancora dalle persone che non vivono in Campania, insomma è un genere veramente apprezzato trasversalmente. Sicuramente, ecco, voi avete forse lo sentono di più. Eh sì, assolutamente, tra l'altro proprio gli innamorati hanno bisogno di questa musica che ovviamente apre il cuore e apre anche la mente. Sì. Voi avete lavorato con tantissimi artisti, avete partecipato a tantissime trasmissioni televisive, anche per citarne qualcuna, il Maurizio Costanzo ultimamente. Sì, è stata l'ultima, cioè una delle ultime. Sì. Ecco, che cosa ha rappresentato per voi lavorare anche con questi grandi artisti? E guarda, io la fortuna che abbiamo avuto, che gli artisti con i quali abbiamo collaborato, noi eravamo prima di tutto fan di questi artisti, quindi quando ci hanno dato l'onore, e tra l'altro hai avuto anche tu qui ospite Giamoruso, per citarne uno, insomma quando ci hanno dato il privilegio, davvero per noi un privilegio, di averli nostri ospiti in video e, oppure nel CD, nell'ultimo nostro CD, Napoli era ora, per noi è stata una gioia, come un fan che vede l'artista di cui è innamorato, e quindi collaborare con loro a noi ci sembra ancora, insomma, una cosa... Guarda, sono tanti piccoli sogni che erano nel cassetto, che si sono realizzati e che poi ti sembra normale a un certo punto, però poi quando ti fermi un attimo a pensare quello che volevi realizzare prima, che poi riesci a realizzare dopo,
Non ti sembra vero? Diciamo, è possibile che poi che io ho fatto questo ci pensi poi dopo, sai, a freddo, cioè, è una cosa meravigliosa. È bellissima, infatti qui c'è il vostro lavoro discografico, quindi la collaborazione con questi grandi artisti, ed è un viaggio, Napoli era ora, un viaggio dal Settecento ai giorni nostri. Perfetto, sì, è un viaggio che tra l'altro si ricollega a un nostro spettacolo teatrale che si chiama appunto Napoli era ora. Noi lo specifichiamo sempre, Napoli era virgola ora, ora. No, perché non si pensi che era ora che facessimo noi un CD, insomma. Era ora nel senso che andiamo appunto dal Settecento ai giorni nostri, proprio perché ci sono delle, veramente delle perle musicali che nel Settecento era magari scontato averli come brani classici napoletani, ma noi abbiamo voluto proprio arrivare fino ai nostri giorni, perché ci sono alcuni brani che per noi rientrano nei classici napoletani anche se sono stati scritti di recente, per esempio, Terra mia, insomma, per esempio Pino Daniele per noi non può mancare nel repertorio classico napoletano, o tipo Caruso, per esempio, un brano che ci chiedono spessissimo, o Con me di Roberto Murolo, sono quei brani che nonostante siano giovanissimi come età sono considerati classici, quindi noi arriviamo proprio in questo viaggio fino ai giorni nostri. E voi siete Con me, questa è la mia canzone preferita, quindi dobbiamo accennare. Allora dobbiamo, ci tocca accennare, lo facciamo volentieri. Non mare a trovare che le cane non tenimmo cane. Vieni con me e comincia a capire come inutile sta soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo e paura, sta cercando e c'è imparare. Questo è un brano, per esempio, che ci chiedono davvero spesso. Abbiamo fatto una volta una serata a Venezia ed erano tutti stranieri e spesso non si conosce il titolo. A volte, sai, ci dicono in genere quella di Roberto Muro, le mie Martini, noi capiamo subito. Oppure Scinno con me. Oppure Scinno con me è diventato, diciamo, il titolo principale, così e la questi conosco. Signori americani ci fecero capire proprio che volevano ascoltare. E guarda, dove facciamo questa canzone, Brigitte? Ah, c'è una risposta incredibile. Ovunque. È la musica napoletana che in tutto il mondo, è un genere che è fantastico. E ogni volta ce ne stupiamo. E tra l'altro voi utilizzate proprio la musica come sfondo per tematiche sociali, contro la violenza sulle donne, ancora avete proprio parlato di Terra Mia, un altro brano molto bello, e si parla quindi della Terra dei Fuochi. Sì. Che cosa rappresentate anche attraverso i video che poi ovviamente pubblicate anche sulla vostra pagina e portate in giro, raccontando anche ai giovani? Purtroppo ovviamente anche nelle scuole si parla di queste tematiche così importanti, questi fenomeni che non si riescono ovviamente ad arginare, purtroppo, in molti casi. E noi, guarda, siamo sempre stati convinti che con la musica si potessero fare grandi cose, tra cui dare risalto a delle tematiche che magari hanno bisogno ancora di più di un eco. E chiaramente, come tu dicevi, i giovani con la musica hanno una marcia in più, insomma, è più semplice, è un veicolo un po' più semplice. Quindi abbiamo sempre pensato di scegliere sempre, in ogni caso, un classico napoletano e di abbinarlo ad un tema che ci stava particolarmente a cuore. Come tu dicevi, abbiamo iniziato proprio con Terra Mia e abbiamo invitato il popolo della rete a fotografarsi con la mano sul cuore per difendere una terra. E la sorpresa è stata che molti hanno difeso una causa. C'è stata, per esempio, una fotografia che ci ha colpito molto, che di questo ragazzo che si è fotografato al muro di Berlino contro l'omofobia, piuttosto che contro il razzismo. Insomma, ci sono state tematiche trattate bellissime, fino ad arrivare all'ultimo che abbiamo dedicato a un tema sociale, che è Amare o Bene, e che molti, tra l'altro, pensano che sia stato scritto proprio per il video, invece è un brano
che è già esistente, insomma, è un brano di Sergio Bruni, meraviglioso. Però il testo ci sembrava proprio perfetto, pertinente per questo tema, e abbiamo realizzato, in effetti, noi non lo chiamiamo neanche un video, è più che altro un video documentario, perché c'è l'intervista di questa ragazza che è sotto scorta perché ha fatto arrestare 6 persone e racconta, insomma, la sua storia, e poi nel mezzo c'è il brano con delle letterine scritte a mano da queste ragazze, che sono da queste donne che hanno subito violenza, che hanno subito violenza, sono state uccise, e in prima persona scrivono la loro storia. E quindi sì, per noi è importante usare la musica per questo fine. Ecco, che cosa vi ha regalato negli anni la musica? Ma la musica tutto, veramente tutto, tanto, tantissimo. Innanzitutto, secondo me, la musica è proprio, a parte che parte integrante della vita, ma ti insegna a vivere, perché ti fa scoprire delle emozioni, ti aiuta a capire e a comprendere delle sensazioni che nascono da un qualcosa. È come un catalizzatore, cioè la musica ti aiuta a tirar fuori delle cose, non c'è nulla da fare. Credo che nessun'altra cosa, a parte sì, l'arte in genere, la pittura, la scultura, cioè qualsiasi forma d'arte ti aiuta a fare questo, cioè a tirar fuori qualcosa che tu hai dentro e non sai di avere. Ecco, noi abbiamo aperto la puntata con la pizza, perché sì, voi ovviamente avete dato spazio. Anche quello è un tema importantissimo, noi ci tenevamo, perché è una delle eccellenze che ci fa grandi nel mondo. Assolutamente. Dici sì. Pizza, pensi Napoli. Napoli, il sole, ovviamente sì. Mandolino, chitarra, sì, e questa proprio, splendida voce. Sì. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, quindi dobbiamo chiudere questa puntata con la musica e quindi con la vostra splendida voce. Quindi che cosa vogliamo cantare? Voi siete briosi? Sì, appunto, proprio per questo, a questo punto dobbiamo fare una briosa, sì, dobbiamo fare una allegra. Vogliamo fare, facciamo, l'orario ti sembra pertinente per un caffè? Assolutamente. Può andare bene, allora facciamo. Vorrei sapere perché si la verità, facite senza faccia amareggiata, ma voi quanto è più brutta lo facete, più bella l'occhio mio va presentata. E mo non saccia se ve ne accorgete, ma costimo di brigide, tazze, caffè parito, a sotto tenito zucchero e a coppa male siete. Ma è tanto che già girato e tanto che già buttato, caldo c'è sotto la tazza fino a poco mentre arriva. Costimo di brigide, tazze, caffè parito, a sotto tenito zucchero e a coppa male siete. Ma è tanto che già girato e tanto che già buttato, caldo c'è sotto la tazza fino a poco mentre arriva. Grazie, grazie a te, grazie. Grazie a te, è stato un piacere. Gentilissima. Grazie.